Eccoci insieme nuovamente, siamo in diretta, rigorosissima diretta, fino alle ore 19 insieme. Abbiamo fatto un nuovo cambio di parterre per fornire più opinioni possibile e soprattutto anche per avere il piacere di ospitare opinionisti nuovi, anche dei colleghi. Ogni volta nuovi, importanti, che in questo caso ci vengono a trovare, e la fortuna vuole che siamo anche vicini allo Juventus Stadium, dalla Puglia direttamente. Quindi perdonami Ezio, ma parto Insomma, dall'ospite doveroso. al battesimo. Si tratta di Luigi Abbate, collega freelance che si occupa di giornalismo d'inchiesta sul territorio in Puglia, ma è un ma bello, è anche un grandissimo tifoso e, come dire, in qualche modo seguace della Juventus, abbonato anche allo Juventus Stadium. Benvenuto a Luigi Abbate di nuovo. Buonasera e grazie per essere qui. E indubbiamente per me è un onore partecipare a questa trasmissione e devo necessariamente levare un applauso a questa emittente, a questa realtà televisiva che davvero si sta distinguendo per professionalità e per puntualità. Vengo da Taranto, vengo dalla Puglia, autoproduco e autofinanzio programmi televisivi, mi occupo di politica, di sociale, ma il mio cuore batte forte, 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 fortissimamente bianconero. Benissimo, allora, in genere in questo orario, in settimana fino a fine mese, Ezio lo sa benissimo, noi abbiamo uno speciale mercato. Ovviamente oggi non è il giorno giusto per parlare di mercato, anche magari inopportuno, però in un minuto vi do il quadro della situazione così come è raccontato oggi, cioè il Paris Saint-Germain fa muro su Matuidi e chiede 40 milioni, la Juve si era fermata a 30. È una situazione congelata dalla quale la Juve deve tenersi un po' alla larga per rischiare l'effetto Draxler, cioè arrivare poi a 3 giorni dalla fine e fare scoperte strane. Punto numero due, non è finita per Brozovic. Da Milano ci arriva notizia che comunque i contatti, almeno tra la Juventus e l'entourage del croato, sono più vivi che mai. C'è un Inter di mezzo e attenzione, perché il West Ham si sarebbe rifatto sotto per Zaza. Attenzione perché per Zaza anche il Wolfsburg, parlando con il giocatore che adesso praticamente è assistito dal padre in questa fase, avrebbe detto: guarda che noi non ti abbiamo scaricato. Adesso tutti questi calciatori sono concentrati per quello che devono fare. Brozovic con l'Inter, Matuidi con il Paris Saint-Germain, Zaza con la Juventus, perché Zaza è nei convocati e sarà presumibilmente in panchina. Questo era per fare il Sì, quadro, Ezio. Commento. Commento innanzitutto, buon pomeriggio a tutti, buon campionato. Benvenuto. Io non ti ho presentato perché do per Ma scontato, naturalmente. sbagliando, perché magari c'è qualcuno nuovo di oggi. Ezio Maletto di Spazio J è nostro opinionista tra i più acculturati, diciamo, almeno minimo Grazie, sindacale. troppo, troppo buono. Allora, su Brozovic a me risulta, e mi è arrivata qualche indiscrezione, che anche il West Bromwich Albion sia interessato alle sue prestazioni. Sappiamo che l'Inter prediderebbe non concederlo alla Juventus, che considera ovviamente una diretta concorrente, lo considerano loro, una diretta concorrente per il campionato. Quanto a Matuidi, diciamo che siamo ancora una volta nelle mani di quel signore di Nocera inferiore che tutti conoscono come Mino Raiola. Non c'era inferiore, giustamente. Allora, veramente il quadro mercato direi di chiuderlo qui perché abbiamo poi tutto almeno un'altra settimana di fronte carichissima. Noi come sempre cercheremo di essere, come si dice in gergo, sul pezzo, a partire anche da lunedì. Oggi e domani si deve parlare di Juventus-Fiorentina, di Serie A, di stagione 2016-2017. Veramente la pressione sta salendo. Luigi è destinato allo Stadium, quindi sentirà la pressione come si deve, sai quello che trasmette questo impianto. Ecco, partiamo da qui, visto che sei abbonato, Luigi, ribadiamo ai tanti ascoltatori che presiedono in tutta Italia che non hanno avuto ancora la fortuna di poter siedere e presiedere a una partita della Juventus allo Stadium, due o tre aggettivi che lo possono spiegare bene. Cosa vuol dire vedere una partita della Juve allo Juventus Stadium? Se dovessi usare un'aggettivazione dovrei dire magico, un'atmosfera magica, coinvolgente, totalizzante.
Io ho scoperto il fascino dello Juventus Stadium lo scorso anno, era il mese di ottobre. Io faccio parte di un Juventus Club pugliese di Lizzano, che provincia saluto, di Taranto, salutiamo, che saluto, e faccio ammenda perché c'erano due gadget per voi, due magliette proprio del personalizzate del club di Lizzano, ma non sapevamo la vostra misura e quindi faremo ammenda e provvederemo. Benissimo, vabbè, io ringrazio per il pensiero, quel che conta è il pensiero. E quindi il presidente Antonio Marzo e il vicepresidente Cristian. Comunque qui siamo tutti più snelli di Higuaín, per cui la prossima volta sapete come governo. Le XL o la doppia XL penso allora, che facessero sia fare, facessero fare a me i 12 giorni di lavoro che abbiamo letto. Qui da Top Planet in anteprima vi diciamo che ci risulta dovrebbe giocare Alexandro dal primo minuto e non Evra. Questa è l'indiscrezione che vogliamo poi verificare, è possibile, ma vi possiamo dire dovrebbe giocare Alexandro e quindi in coppia con Daniel Alves, la coppia dei brasiliani. Perché? Perché davanti alla difesa non gioca Miralem Pjanic, secondo Radio Spogliatoio in esclusiva su Top Planet. Dovrebbe giocare appunto un giocatore più difensivo, meno creativo, se vogliamo anche più bravo a proteggere palla, è oggettivo, e a recuperarla sulla carta come Lemina. Quindi il bilanciamento di cui parlava Ezio dovrebbe essere cambiato, Luigi, dal fatto che con un centrocampista più schermo come Lemina faccio la partita sulle fasce e vado con Sandro. Io ritengo che il punto dolente di questa Juventus. Ah, quindi partiamo subito con un punto dolente. Sia il centrocampo. Ora, al di là della situazione che impedisce a Pjanic di essere in campo, io penso che abbiamo pari pari gli stessi, a centrocampo gli stessi uomini dell'anno scorso, con una Samoa, grazie al cielo, rigenerato, con Khedira che ci auguriamo duri il più possibile, ma io ripeto, penso che il centrocampo avrebbe meritato una migliore rivisitazione. Non è finito il mercato, eh? No, però penso, almeno per quel che mi pare di comprendere, che si vada verso un incontrista e quindi Matuidi. Io sinceramente Pjanic collocato davanti alla difesa, questa collocazione di Pjanic non mi convince particolarmente. Ritengo che Pjanic vada meglio come centrocampista offensivo sulla tre quarti, in grado di lanciare le punte. Avrei optato per un regista puro ed un incontrista. La Juve ha bisogno di due uomini a centrocampo, quindi un regista che poteva essere il non plus ultra, penso a Fabregas, ma anche con costi più ridotti. Tra l'altro Fabregas, lo diciamo per chi Biglia, non avesse seguito Watford-Chelsea, è entrato a gara in corso, tra l'altro incidendo nella partita che Conte si è trovato a dover recuperare in casa di Mazzarri, nemico storico. Fabregas è entrato e ha fatto bene, mentre solo tribuna nuovamente, nonostante l'infortunio di William per Juan Cuadrado. Cuadrado lo riverresti, Luigi? Sì, anche se sì, non è sì, è un ni. Ecco, in che senso? Contro tendenza, sì. Nel senso che se non fosse stato preso Piazza, io avrei optato per la riconferma di Cuadrado. Ora, per carità, ben venga Cuadrado, ben vengano Piazza e Cuadrado, però c'è un buco a centrocampo. Se volessimo banalizzare il discorso, è come dire mi si è strappata la camicia e acquisto un pantalone. La Juventus ha bisogno, secondo me, di un uomo d'ordine a centrocampo e di un incontrista. Ma hai anche i nomi di gusto e preferenza tuo? Sì, io avrei fatto Fabregas o con costi minori Biglia e poi anche lo stesso Matuidi, così come in attacco io avrei messo una quarta punta che sia quarta punta, il Matuidi turno, quindi avere avere Higuaín. Beh, ma abbiamo ancora Zaza, quindi inutile. Ma Zaza penso che ma magari. Ma ho paura che una politica. Allora, facciamo una rapida pubblicità, poi voglio Ezio con il punto suo sull'analisi del centrocampo, anche perché vorrei commentare Asamoah insieme a Ezio, perché è titolare. Siamo contenti, un ragazzo che ha vissuto un calvario non minimo negli ultimi due anni, ha giocato pochissimo, ma sappiamo quello che ci può dare ed è un ragazzo ben voluto dai tifosi e nello spogliatoio. E Allegri, quando ha speso parole per i singoli? Raramente. Per Asamoah lo ha fatto due o tre volte. Quindi a tra poco dopo la pubblicità.
Ripartiamo così, Ezio, partimi proprio da qui, perché stasera è titolare. Cosa ti aspetti, cosa ci può dare stasera e in generale in questo campionato a Samoa, pensandolo ormai nel ruolo non più di esterno, ma di interno, come ha giostrato, come ha sempre giostrato nell'Udinese, come ha giostrato la maggior parte delle volte nella nazionale ghanese, anche se anche lì ultimamente l'hanno impiegato nella posizione di esterno. A Samoa, al meglio delle sue potenzialità fisiche e un ottimo barra talvolta grande giocatore. Gli manca forse quello spunto finale, quello spunto che abbiamo visto ad esempio in Sissoko agli europei, cioè, gli ultimi 30 metri, gli ultimi 20 metri, quell'ultima accelerazione. Però è certamente più bravo in fase di tattica e di ripiego. Tra l'altro l'anno scorso, anche quando si è disimpegnato, prima che si facesse nuovamente male, in alcune partite in cui è stato impiegato titolare, mi pare anche a Roma contro la Lazio in Coppa Italia, fece una figura assolutamente ottima. Il punto, la questione vera, però, adesso con tutto il bene che possiamo avere che possiamo nutrire per Asamoah, il quale ha tutte le caratteristiche per porsi come eccellente alternativa e talvolta anche come titolare. Questa sera noi vediamo la squadra dello scorso anno che al posto di Cuadrado schiera Dani Alves su quella fascia, ma più debole perché dei nuovi giocherà solo l'ex Blaugrana. Il centrocampo è un centrocampo orfano rispetto a quello dell'ultima stagione di Marchisio e di Pogba, perché Lemina è un elemento promettente, con buone prospettive di crescita, a mio avviso non ancora pronto, perché gli manca, deve affinare parecchio il senso della posizione per poter occupare stabilmente il ruolo di metodista. Che dire, ha la tenuta che ha, sia perché non è da molto che si allena, sia perché conosciamo la fragilità della sua struttura. Io non credo che disputerà tutta la partita, che non esca per infortunio, comunque più di un'ora non la però fa. Perdonami, su Asamoah in una frase, non è facile, in una frase, il campionato che ti aspetti da lui, la stagione che ti aspetti da lui. Mi aspetto una stagione in cui lui incida anche in termini di segnature. Mi aspetto che faccia questo, che dia quelle accelerazioni, soprattutto dai nostri 30 metri e per almeno una cinquantina di metri, accelerazioni se non simili, almeno in qualche misura apparentabili a quelle che poteva fornire Paul Pogba. Mi aspetto un grande lavoro tattico. Lui la conclusione ce l'ha. Mi aspetto che come lecito attendersi da tutti i centrocampisti, che faccia valere le sue doti balistiche e le sue doti di inserimento. Luigi, su Asamoah cosa deve fare quest'anno come minimo sindacale? Torno a dire, prima ho ribadito che è un giocatore molto ben voluto dai tifosi, perché ha dato un contributo, una sterzata importante alla Juve in un ruolo delicatissimo dove non trovavamo pace, che era il ruolo di laterale sinistro in quegli anni difficili. Eravamo ridotti a decelli in quegli anni. E però adesso è titolare nella prima di campionato. Ma intanto su Paolo Decelli dico, forse è stato un po' sfortunato, era un bel giocatore, forse varie circostanze non hanno permesso una valida espressione, ma al di là di questo, a Samoa non si discute, è un ottimo giocatore. Il problema è vedere fino a che punto le condizioni fisiche lo diano sicurezza, perché lui ha avuto un problema abbastanza serio a livello di cartilagine del ginocchio. Io forse vado controcorrente, nel momento in cui Conte credeva e crede ciecamente in Asamoah e lo avrebbe voluto al Chelsea, io avrei intavolato una trattativa con il Chelsea e chissà, mettendo sul piatto della bilancia Asamoah, forse anche Matic, chissà, poteva anche essere, poteva avvicinarsi al bianconero. Secondo me è un buon giocatore,
un giocatore che può dare il suo contributo, penso anche a livello di panchina più che di titolare fisso, però non è quel giocatore che fa la differenza. Allora intanto dobbiamo darvi, devo dirvi in maniera ufficiosa, Ezio e Luigi, formazione. No, ufficiosa, ma è come vi abbiamo detto noi, perché anche i grandi media iniziano a trapelare la notizia che gioca Alex Sandro dal primo minuto a sinistra, Lemina davanti a difesa, Pjanic in panchina, non indisponibile quindi, ma in panchina, non rischiato. Io credo che l'abbiamo data per primi in assoluto. Questa dovrebbe essere effettivamente la formazione della Juventus: Buffon tra i pali, Barzagli, Bonucci, Chiellini, da destra 3-5-2 ovviamente, Dani Alves, Khedira, Lemina dunque davanti a difesa, non Hernanes, Asamoah a mezzo sinistro, Alex Sandro e coppia d'attacco, quella che pareva a un certo punto essere davvero non più in dubbio, Mandžukić e Paulo Dybala. Diciamo che puntiamo su grande qualità sugli esterni, cercando di recuperare quella che in mezzo non c'è, no? Perché questa Juve mi sembra, paragonandola a un corpo, cioè alla testa di Einstein, le gambe di Bolt, il cuore ha delle palpitazioni fuori sincrono. Basterebbe il cuore di Marchisio per essere a posto. Basterebbe il cuore di Marchisio, però il cuore bianco nero. Oltre ad esserci il cuore, non ci sono manco i garretti di Marchisio. E quindi. Quindi tu non ti aspetti che stasera possa fare la differenza, per esempio, l'esperienza oramai di Khedira, che è un giocatore che comunque in Serie A si fa sempre sentire. No, l'importanza di Khedira si avverte anche e soprattutto quando non c'è, perché Khedira, parlandone da vivo, sano e disposto, è un grandissimo giocatore, non ha una velocità di base particolarmente significativa. Non è mai stata il suo forte, non neanche è mai negli stata anni il suo migliori. Forte, però supplisce con un senso della posizione, direi assolutamente magistrale, tant'è che lo trovi dove deve essere senza sforzo apparente. È un tessitore, un equilibratore, direi uno stabilizzatore, sì, della squadra, con capacità anche però forse che non conoscevamo così bene, perché l'anno scorso lui ha veramente giocato molto a fasi alterne, dentro fuori, ma i gol li ha fatti. Si è inserito e neanche brutti, si è inserito talvolta molto bene. Ricordiamo adesso tra i suoi gol quella sorta di corteo nuziale o di apertura del Mar Rosso che si è verificata nel derby, dove tutta la difesa del Torino si è aperta e lui con il suo incedere che si andava a passeggiare ai giardini pubblici è arrivato a guardare negli occhi Padelli e poi a insaccare in rete. Khedira a sé, avvalendosi della miglior preparazione di quest'anno, delle cure, del fatto che il suo ritorno all'attività dell'anno scorso lo ha poco per volta riportato ad un grado di atletizzazione, pur contrappuntato da tanti incidenti, ma ha cominciato a riguadagnare una certa continuità nelle prestazioni. Non è escluso che quest'anno, non più 25, ma diciamo le 35-40 partite possa sostenerle. Certo è che comunque è un giocatore, un uomo con una bellissima carrozzeria, anzi con un bellissimo motore, ma sappiamo che la carrozzeria ogni tanto tende a perdere qualche pezzo e lì bisogna cautelarsi. Allora, da casa, Luigi, te leggo perché così le mail sono tantissime, ovviamente mi dispiace per chi viene anche magari sacrificato, però provateci perché veramente, guarda, soltanto dalle 18.09 alle 18.29 ne sono arrivate 20, quindi non è facile. Devo dire anche che ovviamente oggi è stata una giornata fitta di ospiti, nel senso che essendo anche la prima abbiamo avuto subito Nicola Balice, poi abbiamo avuto Jacopo Azzolini, abbiamo avuto Giuseppe Garifo, adesso quindi avendo gli ospiti dobbiamo anche sfruttare la gran gala di campionato. Però leggo Sante, che ce l'ha ovviamente sull'opinione di Ezio, non è d'accordo, ma io non faccio rispondere Ezio, faccio rispondere Luigi.
Perché l'amico Sante ci dice: non sono d'accordo con Ezio Maletto, vincere con un gol dell'arbitro al 90esimo non è la vittoria che renderebbe giustizia a tutte le persone e a tutti i soldi che abbiamo speso per costruire la squadra. Ma Sante, da Chivasso. Io dico che vale il detto di Machiavelli: il fine giustifica i mezzi, l'importante è vincere, è la cosa più importante, perché noi abbiamo giocato tante finali di Champions, di Coppa Campioni, abbiamo avuto sfortuna, però poi quello che conta è il nome iscritto nell'albo d'oro. Considerando un po', ampliando il discorso, io penso che la Juventus in Italia dovrebbe vincere tranquillamente, e penso non solo per quest'anno, considerando anche il basso livello e la bassa basso livello di campagna. Poi le prime di campionato, ma non lo so come mai. No, ma infatti, se mi permetti, Luca. Poi faccio rispondere anche te, però. Sì, se consideriamo l'anno scorso, l'inizio dello scorso campionato è stato penoso. Però, ripeto, la Juventus in Italia non ha problemi, anche perché abbiamo il mercato made in China delle milanesi, e quindi tutta una situazione particolare. La vera sfida della Juventus, ecco perché io sottolineavo la necessità di avere centrocampisti che veramente possano dare quel quid pluris, fare quella differenza, è la Champions. E a questo proposito dico: ben venga l'approccio dell'allenatore, l'approccio della società, quando si dice puntiamo al sesto scudetto, ben venga, ma non bisogna avere paura di dire puntiamo con il rispetto dovuto per gli avversari alla Champions. Però, ripeto, lo dico da juventino sfegatato e lo dico anche con un po' di rabbia, di rammarico: abbiamo la migliore difesa possibile immaginabile, abbiamo il migliore portiere del mondo, abbiamo sulle fasce uomini eccezionali, abbiamo un attacco eccezionale, abbiamo un centrocampo che non ci permette di fronteggiare a testa alta le big dell'Europa. Allora, Ezio, devi una risposta, ovviamente. Sì, ma perché? Ovviamente il tema, forse certo. il tuo contesto era ragionato sul fatto che era una prima insidiosa. Il mio contesto è esattamente questo. Allora, premesso che giocare la prima partita di campionato il 20 di agosto, poi sospendere il campionato subito per la pausa della nazionale, a mercato ancora aperto, ma io la trovo un'aberrazione veramente inaudita. Detto questo, noi abbiamo... Sì, dobbiamo anche ricordare che le date delle nazionali non sono fissate ovviamente dalle federazioni nazionali, le pause nazionali sono fissate prima che vengano compilati i calendari, e sono inderogabili, cioè non è che puoi dire no... No, ma io non lo discuto. Quindi no, quindi si tratterebbe di partire dopo. Il 10 settembre. Il 10 settembre. Però... non lo so, implicherebbe sarebbe meglio, non è mai facile capire. Ma guarda, siamo andati avanti per decenni, partendo i primi di settembre, la prima settimana di settembre, e siamo andati benissimo, anche con la nazionale, tra le altre cose, ma erano altri tempi. Eravamo in 16 squadre, diciamo. Ma infatti il problema di adesso è che si gioca troppo. Però detto questo, noi abbiamo una squadra che si è radunata a spezzoni, a tronconi, per ovvie ragioni riconducibili alla disputa della rassegna continentale in Francia. La squadra al completo si allena da meno di tre settimane, e una squadra chiaramente con una condizione fisica appena imbastita, non può essere assolutamente brillante. Tra quelli che stasera saranno impiegati, alcuni hanno lavorato di più, altri di meno. È comunque calcio d'agosto. L'avversaria, nel caso di specie, perché noi anche quest'anno ci sta diventando una tradizione, ci stiamo orientando verso il motto squadra che vince si stravolge, mentre l'avversario è rimasto sostanzialmente intatto. Sappiamo che la Fiorentina di Paolo Sosa, almeno, tende a partire bene, ma forte. Anche le sue squadre precedenti, Basilea, sempre partite forti. Ha un'identità di gioco ben precisa, chiaramente con interpreti che, presi uno per uno, non valgono i giocatori bianconeri, ma i valori veri in questo momento, oggi al 20 agosto, sono molto più appiattiti di quanto tutti desidereremmo. Per cui adesso a me interessa il risultato. Chiaro che tra un mese
pretendo risultato, pretendo la prestazione, pretendo che tutto il potenziale, la panoplia di cui disponiamo venga apparecchiata sul rettangolo verde in un certo modo e che luccichi come è giusto che sia. Di nuovo insieme in diretta, vi avevo promesso, dopo avervi dato le ultime sulla formazione, ovviamente, che sono in parte sorprendenti perché dovrebbe giocare la coppia dei brasiliani sugli esterni, affascinante però, immaginata oggi, cioè Alves e Sandro, pensate quando giocavamo con Grigera e Molinaro, cioè, ai quali io voglio anche bene, teneramente bene. Ma per carità, ma... Però, dico, in quegli anni, immaginiamo come guardavamo alcune squadre, diciamo, ma perché? Insomma, eravamo in tutta da meccanico. Ma nella storia della Juve, avremo mai due terzini brasiliani? Ci sono stasera in campo, giocherà Lemina davanti alla difesa perché Pjanic cautelativamente andrà da quello che sono le ultimissime in panchina. Chiamata da casa, ecco qui, chi c'è in diretta? Ciao! Pronto? Pronto? Ciao De Luca, ciao De Luca, sono Raffaele da Taranto. Abbassa la televisione, ciao! Già fatto. Tu sai che ho un tuo conterraneo qui in studio? Sì, lo conosco bene l'amico. Ah, lo conosci? Sì, lo conosco, sì. Chissà che pensa di me. È un validissimo giornalista locale. So che ha fatto anche alcune battaglie, Sì. Senti Luca, vorrei proporre la vostra competenza calcistica anche del signor Ezio, molto valida, vorrei dare un suggerimento. Visto e considerando le ottime qualità tecniche e tattiche di Piazza, non sarebbe meglio sfruttare queste qualità e dare l'opportunità anche di giocare a centrocampo per sfruttare queste qualità e dare un apporto anche alla fase avanzata della squadra? Perché è un ragazzo secondo me molto molto interessante e io ci farei un pensierino. Guarda su Piazza, grazie. Auguri, complimenti per la bellissima trasmissione. Grazie, gentilissimo, grazie. Insomma, il tema l'abbiamo capito, è quello relativo a Marco Piazza, giocatore che accende, devo dire, la fantasia, perché ha delle caratteristiche, possiamo dirlo Ezio, anche diverse ancora da tutti gli altri talenti che abbiamo in squadra. Sì. Cioè, Dybala, magari Cuadrado di nuovo, Higuain, lo stesso Pjanic, Piazza è ancora qualcosa di diverso. Infatti intriga, proprio perché, tra l'altro, proprio parlando delle caratteristiche degli altri, questo ama il croato, ama prediligere la fascia sinistra, ama rientrare, incunearsi in area, sa fare la differenza perché ha un dribbling, ha una tecnica pura, veramente molto sopraffina. Io credo che, come sempre accade, in modo particolare con i giovani, con questo non voglio dire che lo condivida, Massimiliano Allegri lo impiegherà con il bilancino, questo non esclude che magari questa sera a partita in corso possa entrare per dare il suo contributo. Io, insomma, centrocampista o interno non lo vedo, è un uomo che non ha il passo per fare quel tipo di lavoro e non lo vedo nemmeno. Posso dire che Allegri vedeva Pereira interno. E dovremmo aprire un lungo discorso. No, non facciamolo oggi, non facciamolo oggi. Abbiamo poco tempo. Ecco, non facciamolo oggi. Quindi, Piazza ha i numeri che si accreditano al trequartista o a un certo tipo di interno d'attacco. Secondo me è un uomo che dal meglio negli ultimi 30 metri. Ma tu lo vedi in fascia. Io lo vedo in fascia o comunque non troppo accentrato, in quella posizione che normalmente, diciamo, che occupava Pogba, no? Cioè dalla fascia al vertice sinistro dell'area di rigore. Luigi! Detto questo, bisogna che migliori anche nelle conclusioni, perché sì, ma... abbiamo visto a Villar che si è mangiato tre gol. Avevano fatto anche un carico importante, forse... Sì, ma senza pressioni, cioè proprio... È vero, se io ho guardato... in famiglia...
mi preoccupo. Ho guardato i dati di Piazza in Jugoslavia, in Croazia, perché la cosa che mi ha colpito del suo storico è che lui ha molti più gol di assist. Ed è curioso per un giocatore che parte lontano dalla porta e fa spesso in fascia perché poi la butti dentro. Però, lui è uno che attacca la porta. Quel tipo di talento, è uno che va in verticale. Attacca la porta. È uno che ha quel tipo di talento, però anche in quel tipo di campionato non mi sembra un dato sorprendente, perché Piazza è il tipo di giocatore, secondo me, che se intravede la possibilità di cercare la conclusione personale, la privilegia all'assist. Allora, Luigi, da te, oltre che una tua idea su Piazza, ti chiedo anche perché, a tuo giudizio, la Juventus ha scelto, guerreggiando anche, per questo non si è detto abbastanza in Italia, con Borussia Dortmund e Liverpool, per far capire il tenore degli avversari, non solo il Milan, perché in Italia si parla di Milan e va bene, Milan c'era, no, beh, con tutto il rispetto, Gagliani ci ha provato, era legittimo porta a cena i giocatori, no, dico, era legittimo che ci provasse, sì, sì, poi dico, vanno in un'altra direzione, no, la domanda è capitato con Carlito Tevez, è successo con Piazza, ma è una battuta, cioè, quando tu sentivi in quei giorni che costava 20, più di 20 milioni è costato, mi pare, tu ti auguravi lo facesse o sinceramente dicevi mi sembra un po' impegnativa, stiamo parlando sempre di Marco Piazza, certamente, se sono stati investiti come sono stati investiti 23 milioni è perché la società, perché il tecnico credevano e credono ciecamente in Marco Piazza, è un giocatore che ovviamente deve avere il tempo necessario per maturare, è nato in effetti come l'alter ego, come l'alternativa rispetto a Cuadrado, non vorrei che venisse snaturato in un ruolo che non è suo, cioè nel senso che in extrema ratio può essere usato, può essere impiegato come seconda punta, è un'ala, è un uomo di fascia, è un uomo che c'ha c'ha una capacità completamente di trasformare una partita, però ripeto, siamo credo in una fase di crescita e Allegri, che è, sotto questo aspetto sa dosare i giocatori, sa farli maturare al tempo giusto, penso che questa sia una fase ingressiva di Marco Piazza. Ripeto, Marco Piazza è nato, è arrivato alla Juventus come alternativa rispetto a Cuadrado. Poi, io lo so che sono perfido in questa cosa, però la chiedo a te la risposta. Ah, addirittura? Sì, perché tu sei più vicino alle segrete stanze di tutti, di tutti. E io mi chiedo, ma c'era bisogno che Piazza disputasse quella mezz'ora nella sua nazionale contro la Spagna per decidere di acquistarne i diritti alle prestazioni? Non si poteva comprare prima degli europei, risparmiando magari anche una decina di milioni? Perché poi tutti hanno conosciuto Piazza quando l'hanno visto all'Opera, guarda, con la nazionale croata, perché io mi rifiuto di pensare che la seconda squadra dei tifosi della Juventus sia la Dinamo di Zagabria e che non perdano una partita di questa squadra. No, allora, il concetto è molto semplice. C'era un'opzione dell'Inter a 8 milioni non esercitata prima dell'Europeo, la Juve lo osservava da mesi, Marco Piazza, dopo l'Europeo dovevi andare in competizione per forza con gli altri grandi club che non erano solo il Milan. Quello che io noto però è che bisognerebbe saper acquistare, scegliere certi campioni prima ancora che esplodano, come diceva giustamente. Beh, con qualcuno l'abbiamo fatto, per esempio, sì, c'è questo certamente. Cioè, non si può imputare a questa dirigenza. No, però per esempio, se la Juventus voleva effettivamente Gabigol, a quel punto, due mesi fa, si poteva prendere Gabigol a cifre più consone, così come ora c'è un centrocampista, un regista che credo sia davvero forte, mi riferisco a Tielemans. Vuole Tielemans, il mio pallino, Tielemans, se lo prendiamo ora, con 15-20 milioni, non bastano. Ma io ti dico di più. Ancora arriveremo a cifre astronomiche e poi arriveranno. Ma io vi dirò di più. E noi saremo fregati. Io vi dirò di più che il signor Yuri Tielemans, i 15 milioni non bastavano neanche un anno fa, quando la Juve li offrì. Quindi bisogna partire sempre, tra l'altro alla maglia viola, mi ricorda, mi ha fatto venire un presagio che c'è un Juve-Fiorentina stasera. Sì, ah dai.
Le due viole. Così si dice. Si dice che ci siamo. No, a proposito di Juventus Fiorentina, ci sono uomini che non vengono mai chiacchierati abbastanza. Uno di questi è lui, Leonardo Bonucci. Manca Pjanic. C'è chi nasce Bonucci e c'è chi nasce Pogba. E questo per dare merito a Bonucci di aver rifiutato offerte sontuose pur di continuare il suo ciclo alla Juventus, rispettando quel patto di spogliatoio fatto ad un certo momento e che qualcuno è stato aiutato a tradire. Allora, il Bonucci di cui volevo parlare è il Bonucci titolarissimo, è il Bonucci punto di riferimento della miglior squadra d'Italia, della nazionale, è il Bonucci diventato leader tecnico della difesa, possiamo dirlo anche senza problemi. Perché voglio parlare di lui? Perché questa sera non gioca Miralem Pjanic dal primo minuto. Tutti gli architetti di centrocampo abbiamo elencato nei loro pregi e nei loro difetti, nessuno di questi tende a giocare a testa alta, se non un po' che dira. È vero anche che ha ragione un mio amico che mi ha detto l'altro giorno, guarda che Daniel Alves è un regista di fascia e in pochi se ne accorgono, perché quando alza la testa lui la mette sempre a tranquillità nel piazzare la palla, però sta di fatto che il gioco dovrà transitare in fase di impostazione ancora di più sulle spalle di Bonucci questa sera. Ezio, è giusto o sbagliata la mia analisi? Ed è un bene o un male? È un male perché dovrebbe esserci qualcuno preposto e con specifici requisiti per assolvere quella funzione. Certamente Bonucci può supplirla. Certamente io non appartengo a quella scuola di pensiero o di tifosi che tante volte anche ci scrivono, ce lo chiedono per mail o per telefono, che vorrebbero vedere per Bonucci un impiego definitivo nel ruolo che la Juventus ha sostanzialmente scoperto, cioè quello di regista davanti alla difesa. Per me Bonucci è oggi, al netto di qualche sesquipedale bonucciata, il miglior libero che ci sia in circolazione, e toglierlo da lì sarebbe un delitto, perché quando tu hai un reparto consolidato e che funziona, se togli o sposti qualcosa puoi solo fare dei danni. Allora andiamo velocemente in pubblicità, poi sentiamo anche Luigi su Bonucci, poi ci salutiamo perché sarà quasi ora di salutarsi. Finito il primo tempo di Roma Udinese, il risultato? Mi pare 0-0 a Roma, all'Olimpico, tra Roma e Udinese. Noi l'abbiamo qui sulla nostra destra, tra pochissimo. Dovevamo una risposta su Leonardo Bonucci. Luigi, anche il tuo punto di vista. Luigi Abbate è venuto a trovarci dalla provincia di Taranto, un collega stimabile, nonché abbonato alla Juve. Bonucci non si discute, è un campione, un top player, ce lo invidia l'Europa e il mondo. Bonucci ha 29 anni, ha almeno 4-5 anni ad altissimo livello, ha dimostrato di sentire la Juventus dentro e, consentitemelo, lo dico da tifoso simpaticamente, ha quella giusta e forte dose di anti-interistità, passatemi questo neologismo, che ci vuole. Inter in cui ha giocato, pensate, io me lo ricordo che andai a vedere. Si è formato nella primavera. Io in quegli anni lavoravo a Milano nei settori giovanili come giornalista e vedevo Inter e Milan tutte le settimane e lui, oggi ti posso dirlo, aveva dei compagni che sembravano più forti di lui. Ma io guarda, mi devo cospargere il capo di cenere, Luca, perché lo confesso, ma non sono l'unico, sono in grande compagnia, tra quei due difensori del Bari, l'altro sapete chi è. Ecco, c'è stato un momento nella vita che ho pensato che avessimo preso quello sbagliato. Sì, infatti, però d'altronde Conte ha creduto tanto in Ranocchi. Io penso che in altre circostanze una coppia, ma questo non si poteva dire in lo tempore, Bonucci-Ranocchia sarebbe stata ideale. Poi chiaramente, ma noi abbiamo anche un grandissimo Barzagli, che è una cerniera, una garanzia. Ripeto, in difesa siamo blindati. È il centrocampo che mi fa toglie la notte, mi fa il sonno la notte. Sai come è la cura migliore per farsi tornare il sonno? Andare stasera allo stadio, godersi una bella vittoria e il centrocampo ci ripensi almeno da martedì. Colgo l'occasione proprio. Magari salutiamo anche, perché dovremmo essere in chiusura, adesso
abbiamo i timer che sono un po' andati, oggi non c'è il regista. Porto i saluti di altri due club provenienti dalla Puglia, il club di, lo Juve Club di Altamura Doc di Francesco Venturo e il club di Salice Salentino di Fabio Lamberti. Ci uniamo ovviamente ai saluti. La Puglia è grazie, grazie, seguiteci, so che in Puglia siamo...